Ed è la donna degli eventi modellisti non solo, negli anni ha conosciuto tantissimi volti noti, ha seguito in prima persona tantissimi eventi importanti. È un vero piacere avere qui con noi questa sera Maria Carafoli. Maria, buonasera. Buonasera a tutti voi. Nel corso della tua carriera hai ricoperto davvero tanti ruoli importanti, sei stata a lungo dirigente del Comune di Modena, poi dal 2012 direttore di Modena Amore Mio. Adesso possiamo dire che si chiude un capitolo importante per te, perché dal 2024 appunto passi il testimone ad Angelo Giovannini, al quale facciamo un grande in bocca al lupo. Ma ti chiedo, com'è cambiata la città in questi anni? Secondo me il centro storico tantissimo è cambiato. Tante trasformazioni anche nelle attività, però tante nuove attività, diciamo che si sono evoluti molti negozi, hanno cambiato proprio la loro immagine. E poi tanti giovani. Nella tua lunga carriera anche in comune hai avuto modo di organizzare eventi meravigliosi, penso alle serate estensi. Che anni meravigliosi sono stati quelli? Beh, 18 anni di serate estensi meravigliose. Abbiamo cominciato proprio molto molto con due serate e poi siamo arrivate a 14 giornate con un riconoscimento importante anche dal Ministero del Turismo. Per la prima volta io poi lì mi sono inventata, amando tantissimo la moda di ieri e la moda di oggi, quindi le creazioni degli abiti o del 600 o del 700 o del 800, ma accompagnati con la moda di oggi. E allora conobbi attraverso Mirella Freni Renato Balestra, che era appunto il couturier di Mirella, ma anche la Maison Dominella, concerti, musica, ma anche storia, tantissima storia. La storia degli estensi e l'abbiamo sempre raccontata in Accademia Militare. Nel 2007, tra l'altro, ti è stata anche conferita l'onorificenza Cavaliere della Repubblica e possiamo dire che questo fil rouge anche tra il tuo ruolo e la moda si è poi portato avanti anche con Moda in Amore Mio, perché a partire dall'Expo sono nate queste bellissime mostre che hanno visto l'unione fra moda, motori e direi che sia stato un grande lavoro con tantissimi visitatori. Sì, sì, la prima mostra appunto fu in occasione dell'Expo e tra i personaggi che chiamammo, perché la mostra era sul food, sulla moda, ma anche sull'arte, con il grande Philippe Daverio, no? Ma tante mostre che hanno messo in luce quella che è stata la moda italiana proprio a partire dai primi anni 70 e poi si è evoluta negli anni con il, diciamo così, il supporto di Deanna Ferretti Veroni, e attraverso lei sono venuti davvero tanti stilisti. Tantissimi eventi, abbiamo detto, anche legati a una Modena da film. Possiamo dire che Modena negli anni è diventata davvero una città da film. Ne sappiamo qualcosa con le immagini girate per il film Ferrari di Michael Mann nel 2023, ma già qualche anno fa sei stata coinvolta direttamente, fra l'altro, nelle riprese di Che Dio ci aiuti. Ecco, so che è stata un'esperienza davvero interessante. Ho collaborato con loro per 2 anni ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché in pratica loro chiamano il local manager. Avevo l'onere di trovare diciamo le abitazioni del commissario, delle suore. Abbiamo fatto con Elena Sofia Ricci delle grandissime risate. Dopo 12 anni lasci la guida come direttore di Moda in Amore Mio. C'è un momento particolare che ricordi con affetto, con appunto che vuoi raccontarci? Sono stati anni veramente belli. Diciamo che Moda in Amore Mio è una società che è tanto cresciuta e che ha tanti soci, e nonostante le chiusure e nonostante le problematiche, anche durante il Covid abbiamo sempre mantenuto questo solido gruppo di 200 e più associati. Io ho imparato tanto da queste persone, perché sapere ascoltare significa imparare molto.
E poi da 2024, proprio da adesso, ci sarà questo passaggio di testimone con Angelo Giovannini, ma lascerai proprio del tutto il centro storico di Modena? Diciamo che dovrò ultimare due importanti attività che erano, insomma, che avevo già cucito, ma poi insomma mi hanno chiesto altre collaborazioni, no? Persone del centro storico, vedremo. Noi allora diciamo davvero grazie a Maria Carafoli, grazie a nome nostro ma anche di tutta la città di Modena per il grande impegno per il centro storico, e in bocca al lupo perché siamo sicuri che continuerai comunque non solo ad amare la tua città ma anche a lavorare, certo, per lei. Grazie a tutti voi, perché il ringraziamento è reciproco, anch'io ho ricevuto tanto, e quindi grazie.